La storia è piena degli errori e delle puttanate dette da grandissimi scienziati. E qua mica dicono solo cose giuste. E noi siamo esseri fallibili, qui diciamo cose giuste e cose sbagliate. Per ogni grande scienziato passato alla storia vi posso dire qualche puttanata documentata che ha detto. Per esempio, Augusto Righi, che è un coscopritore delle onde elettromagnetiche, a cui sono intitolate, e giustamente, meritatamente, licei, istituti, piazze, strade. Ebbene, il povero Guglielmo Marconi, studente di fisica a Bologna, lui si presenta da Righi e dice: professore, io con le onde elettromagnetiche che lei ha scoperte faccio il telegrafo senza fili da qui all'America. Al che Righi dice: esca fuori di qui prima che io la prenda a calci. Lei studi prima e poi viene a dire queste stupidaggini a uno come me. E il giornale di Parigi intervistò Poincaré, che era il massimo fisico teorico francese dell'epoca, dicendo: professore, che ne dice? Ma Marconi lo sa che la Terra è tonda, o pensa ancora che la Terra sia piatta? Perché? Perché è ben noto che le onde elettromagnetiche si propagano in linea retta, quindi a superare una collina andava bene, sì, una collina si poteva superare, ma la curvatura terrestre? Infatti, quando Marconi, grazie ai soldi della mamma ricca, perché se avesse dovuto chiedere i soldi al CNR, non li aveva, installò un'antenna in Cornovaglia e una a Terranova, fa l'esperimento, risultato, il segnale si sente. Oddio. E qual è la spiegazione? La spiegazione è che c'è la ionosfera, che agisce come uno specchio. Per cui quello che succede è che l'onda emessa da una fa tac, tac, rimbalza, va in linea retta. Quindi la teoria di Righi era giusta. Tac. Però né Righi né Marconi sapevano che c'era la ionosfera. E Marconi, come gli aveva detto, perché siccome era un ignorante, lui pensava che le onde elettromagnetiche si propagassero parallelamente alla superficie terrestre e quindi seguissero. Infatti Marconi la laurea in fisica non l'ha mai presa, ha preso il premio Nobel per la fisica, ma la laurea no, la laurea non gliel'hanno data, il premio Nobel sì. Quindi era certamente un ignorante Marconi, però ci aveva azzeccato. E perché mi ha inventato la radio tutto sommato? Ecco perché non sempre accade che chi sa le cose vede giusto e chi non le sa vede sbagliato. Non sempre, perché con la radio gli è andata bene, ha cercato di ripetere la stessa impresa col radar e là la sua ignoranza l'ha tradito. Per cui anche l'ignoranza talvolta viene punita, ma non sempre. Con questo vi saluto. Volevo dirvi che il mio defunto amico Giuliano Preparata usava dire che io, Emilio, cioè io, ero bravissimo a dare alle persone l'ingannevole sensazione di aver capito. Per cui vi metto in guardia.